12° congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano, terza giornata, siamo in compagnia di Ezio Bussoletti della segreteria di Fare per fermare il declino, che appunto è uno delle voci politicamente che appunto esterne al partito radicale, che è venuto qui a dirci qualcosa. Ecco, il motivo di questa partecipazione a questo congresso? Beh, la partecipazione a questo congresso da parte di Fare per fermare il declino, che io rappresento oggi, è da una parte un saluto ai compagni radicali, perché molte delle vostre battaglie sono condivise da molti dei nostri aderenti, non tutte, in tutta franchezza, ma la larga parte, e quindi abbiamo interesse e volontà di continuare a mettere in piedi un rapporto sempre più stretto per fare battaglie comuni. Tenete anche presente che da 2 mesi abbiamo messo in piedi con i radicali dei tavoli comuni di discussione per arrivare a meglio definire target e obiettivi di iniziative che possiamo portare avanti insieme in campagne comuni. Perfetto, io non sono, devo confesso, aggiornatissimo riguardo alla struttura attuale. Ecco, sai dirci qualcosa di Fare per fermare il declino? So che c'è stato un po' di trambusto in passato, non so se adesso si è stabilizzato un certo assetto. Sì, esattamente questo. Dopo l'incidente di Giannino, a 3 giorni dalle elezioni, che di fatto ha tagliato tutte le prospettive che avevamo, noi andavamo verso il 5-6% alle elezioni per la Camera dei Deputati, c'è stato un tracollo del partito, e da quel tracollo abbiamo deciso in effetti invece di ripartire. Siamo ripartiti con un congresso che si è tenuto a Bologna, e dove a larga maggioranza, il 65% degli iscritti, ha deciso di individuare in Michele Boldrin il nuovo coordinatore nazionale. Da quel congresso è uscita una nuova direzione nazionale, mentre il programma è essenzialmente rimasto lo stesso, perché i 10 punti fondamentali che erano stati individuati rappresentano sicuramente un elemento imprescindibile da quelli che sono i problemi del Paese. Le modalità di gestione le vogliamo vedere diverse, più efficaci, più vicine alla realtà. Abbiamo iniziato una forte campagna di tesseramento che sta andando avanti molto bene, e soprattutto siamo arrivati a una conclusione importante che è stata individuata già dal Congresso. Da soli non si va da nessuna parte, i partiti piccoli non hanno un futuro nel momento in cui in Italia si sono creati i 2 blocchi, PDL da una parte, PD dall'altra, e lo stesso blocco formato dal Movimento 5 Stelle, che è stato in grado sicuramente di intercettare quanto non funzionasse in questo Paese, ma che non è in grado di dare invece poi risposte concrete in positivo una volta che ha individuato i problemi. Noi vogliamo andare in quella direzione invece, ma soprattutto rivolgiamo il nostro interesse a quel 33-35% di italiani che non ha votato, il che vuol dire che non ha ancora trovato un movimento, un partito in grado di interpretare i loro bisogni, le loro necessità, e capace di risolvere in maniera concreta e rapida i loro problemi. Ezio, Fare per fermare il declino è, diciamo, anche se fuori dal Parlamento, se non erro, è comunque un partito vero e proprio. Uno dei dibattiti che va avanti da parecchio tempo a livello nazionale, più o meno in tutte le forze politiche, è quello sulla legge elettorale. Penso che probabilmente la cosa interessa molto proprio chi sta fuori dal Parlamento per la prospettiva, e quindi per capire quale criterio può essere utilizzato per dare il diritto di scelta ai cittadini. Ecco, voi per quale soluzione sareste? Noi siamo per una soluzione che permetta di nuovo al cittadino di scegliere i propri rappresentanti. Non si può andare avanti con il porcellum, che è una cosa indecorosa che esiste solo in questo Paese, in cui di fatto 6-7 persone, i segretari dei partiti, decidono chi va in Parlamento. Questi non sono parlamentari, sono dipendenti dei partiti che eseguono le indicazioni dei partiti. Quindi bisogna andare completamente in un altro modo. Adesso, se questo sia un ritorno al proporzionale o eventualmente alla struttura francese o alla struttura tedesca, è in fase di discussione. Stiamo valutando le differenti possibilità, ma sicuramente rivogliamo dare ai cittadini quello che è un loro diritto, il diritto e la facoltà di scegliere chi li può rappresentare. Ringraziamo Ezio Bussoletti di Fare per fermare il declino. Grazie.